Uomini che uccidono le donne. Padri, mariti, fratelli e zii che si macchiano dei peggiori crimini in nome di quello che chiamano onore. Un onore che si fonda sulla sottomissione e sull'ostinata incapacità di accettare il libero arbitrio della donna, giudicata inferiore. Un onore che non ha nulla a che fare con il patriottismo, l'onestà e il rispetto per il prossimo. C'era una volta, e c'è ancora, il delitto d'onore. Il caso di oggi ci porta a Hearth City, un comune degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Tarrant, nello stato del Texas, tra Fort Worth e Dallas. Qui Patricia Owens, conosciuta anche come Tissy, di 15 anni, vive con suo padre, un operatore edile, sua madre casalinga e sua sorella minore, Connie. Le condizioni della famiglia sono modeste, e il capofamiglia è piuttosto severo nell'educazione delle figlie. Ma tutto sommato la ragazza cresce circondata dall'affetto dei suoi cari. Al Circle K, un mini market poco distante dal complesso degli appartamenti degli Owens, Patricia fa conoscenza con i fratelli Said. Yasser, Mohsen, Yusri e Yassin sono i quattro figli maschi di una famiglia di origine egiziana. I ragazzi sono soliti fare acquisti al Circle K e all'inizio è Yassin a mostrare interesse per Patricia. I due si frequentano per un po', ma quando la loro relazione finisce subentra il fratello maggiore Yasser, che convince la famiglia della ragazza a sposarlo, vantando una rispettabile posizione economica e promettendo loro di rispettarla e prendersene cura. Yasser, già padre di una bambina, avuta da una relazione precedente, è un tassista di 29 anni residente negli Stati Uniti grazie ad un visto per studenti. E nonostante i 14 anni in più rispetto alla ragazza, riesce ad ottenere il consenso degli Owens per prenderla in moglie. La sorella minore di Patricia, Connie, tenta di dissuaderla, vista la sua giovane età. Ma Patricia proprio ne ha abbastanza di quella condizione di povertà. E pur di fuggire da essa, sposa l'uomo nel 1987. La sposa bambina vive felicemente il suo primo anno di matrimonio e anche se non ha sposato Yasser per amore, sa che col tempo imparerà ad amarlo. I sogni di quella bambina iniziano a sgretolarsi quando Yasser, da quel momento in poi, inizia ad esercitare un controllo eccessivo e severo verso la sua sposa, impedendole persino di vedere i suoi cari. Yasser è cambiato. Detesta gli americani, così come i loro usi e costumi, e sostiene sia stato un grosso errore sposare un'americana. La situazione per Patricia peggiora inesorabilmente quando Yasser comincia a picchiarla brutalmente e ferirla con un coltello tutte le volte che si rifiuta di concedersi a lui. Gli abusi e la violenza domestica diventano ormai pane quotidiano per quella bambina, che è costretta anche a farsi fotografare con un coltello puntato alla gola o nell'atto di impugnare armi coperta da un hijab. È il 1988 quando Patricia, a soli 16 anni, dà alla luce Islam, fratello maggiore di Amina e Sara, nate rispettivamente nell'89 e nel 90. Le piccole di casa, seppur molto diverse tra loro nell'aspetto e nel carattere, Amina, una fatina dolce e socievole, Sara, più schiva e mascolina, sono inseparabili e crescono come migliori amiche e confidenti, oltre che come sorelle. Le ragazze amano studiare e fanno grandi progetti per il futuro. A Sara, per esempio, piacerebbe diventare un medico. Amina e Sara sono molto popolari a scuola e nel tempo libero frequentano un corso di arti marziali,
dove, durante una lezione, un ragazzo di nome Joseph Moreno rimane affascinato dalla bellezza di Amina. Il ragazzo crede di non avere alcuna chance con quella dolce ragazza dagli occhi verdi, ma inaspettatamente tra loro nasce una bella amicizia. Un'amicizia che tra un mi piace e un altro si trasforma presto in un giovane e bellissimo amore adolescenziale fatto di coccole e attenzioni reciproche. Anche Sara frequenta un ragazzo, Eric, con il quale instaura un tenero rapporto d'amicizia che, a detta di molti, sarebbe sbocciato in un grande amore se solo la situazione non avesse iniziato a precipitare. Yasser sembra avere l'ossessione di riprendere le sue figlie in ogni momento della giornata, arrivando persino a controllare Sara durante un turno di lavoro a sua insaputa. Le registrazioni di Yasser non sono normali riprese di un padre alle sue figlie. Hanno un qualcosa di sinistro. Amina e Sara sono chiaramente a disagio in queste immagini e tendono a coprirsi alla vista di Yasser. Non parliamo poi delle espressioni e dei commenti elargiti dall'uomo durante le riprese. I put my eye on you. I'm gonna get sick. Le ragazze sono costrette a vivere segretamente le loro storie d'amore e non passa molto tempo prima che Amina cominci a descrivere a Joseph la sofferenza delle donne di casa, costrette a vivere nel regno di terrore imposto dal capofamiglia. Il ragazzo è sconvolto e teme per l'incolumità delle ragazze. Un giorno Patricia, madre di Amina e Sara, riceve una telefonata da sua madre. La donna dice a sua figlia che Amina e avrebbe riferito di continui abusi di Yasser. Patricia, allarmata dalla situazione, decide di trasferirsi a casa dei suoi genitori portando con sé le sue figlie. Le ragazze vengono condotte in ospedale per essere visitate e denunciano l'accaduto alla polizia, che a sua volta chiama i servizi sociali. Attraverso il supporto dei servizi sociali, la polizia stila un rapporto sulle testimonianze di Amina e Sara. Eviterò di tradurre i contenuti del rapporto della polizia, che contiene le testimonianze esplicite e disturbanti di Amina e Sara, su ciò che Yasser Said avrebbe compiuto ai danni delle sue figlie per un lungo periodo di tempo. So che mi perdonerete. Entrambe le ragazze affermano di essere state abusate dal padre, dall'età di 9 anni per Amina e di 8 anni per Sara, ma un esame medico dimostra che non ci sia alcuna traccia di questo. Nonostante tutto, la polizia convoca in centrale Yasser per un interrogatorio. Dopo il confronto con la polizia per l'accusa di aver molestato le sue figlie, Yasser è infuriato e inizia a chiamare a casa degli Owens a tutte le ore del giorno e della notte, arrivando persino a minacciarli. L'aggressività di Yasser non fa altro che peggiorare la situazione, alimentando la paura delle tre donne. Ed è qui che entra in ballo suo fratello Yassin. Patricia Owens non ha mai dimenticato Yassin, con il quale aveva avuto una relazione prima di sposare Yasser. E a detta sua, uno dei motivi per il quale avrebbe sposato suo fratello maggiore era proprio la certezza di poterlo rivedere. Così, quando la donna riceve la sua chiamata, in cui l'uomo le dice di tornare a casa perché Yasser le avrebbe perdonate, Patricia convince le sue figlie a ritirare la denuncia ai danni del padre. Le ragazze ritrattano, sollevando Yasser da ogni responsabilità, e la famiglia si riunisce, tornando a vivere sotto lo stesso tetto. Yasser ha vinto, ma non dimenticherà l'affronto. Amina sa che suo padre è pericoloso e in più occasioni ribadisce di essere certa che prima o poi l'avrebbe uccisa. Vuole proteggere a tutti i costi il suo amore romantico e pulito, e vuole proteggere anche il suo Joseph. Così mostra al ragazzo una foto della famiglia Said. Gli dice di ricordare quei volti e di rivolgersi subito alla polizia nel caso in cui lo avessero inseguito o se li avesse visti aggirarsi davanti alla sua casa. La fortuna non assiste ai ragazzi, perché un giorno, mentre Amina è intenta a scrivere una lettera al suo Joseph, Yasser irrompe nella stanza e scopre il tutto. Yasser non permetterebbe mai alle sue figlie di sposare ragazzi americani e, accecato dalla rabbia,
picchia brutalmente Amina. Le impone di dirgli il nome del ragazzo. Amina non cede e, nonostante il sangue continui a colarle dal labbro, continua a sostenere che la sua sia solo una semplice amicizia. Amina sarebbe stata pronta a morire per Joseph in quel momento e mai avrebbe messo a rischio la sua vita. Yasser Said aveva già pianificato il futuro delle sue figlie. Credeva solo nei matrimoni combinati e Amina aveva solo 16 anni quando suo padre l'aveva condotta nella sua terra natale per offrirla in sposa ad un benestante 47enne musulmano. Amina continua a non piegarsi alle regole imposte da suo padre e Yasser deve assolutamente impedire alle sue figlie di frequentare ragazzi americani. Così si trasferisce con la famiglia a Louisville, una località a più di 20 miglia di distanza dalla loro città, in attesa dell'estate, quando ancora una volta avrebbe riportato le ragazze in Egitto per donarle al miglior offerente. Amina ha il cuore spezzato. Sa che non potrà più rivedere Joseph, ma la tecnologia permette loro di restare in contatto. Nelle sue email, Amina dice a Joseph che sarebbe disposta a morire piuttosto che sposare un uomo musulmano e che farà qualunque cosa pur di tornare da lui. Amina e Sara cominciano a progettare la fuga, ma nel frattempo Yasser scopre che anche Sara ha un ragazzo. Durante la notte, mentre le ragazze dormono, l'uomo spalanca la porta della loro stanza e, impugnando una pistola, minaccia di ucciderle. Ormai Yasser ha perso il lume della ragione. La vita delle donne di casa è in serio pericolo. È il dicembre 2007 quando Patricia, dopo aver preso con sé le sue figlie, fugge di casa e guida fino a Tulsa, in Oklahoma, dove risiedono i familiari di Joseph Moreno. Le tre donne risiedono in un appartamento in affitto e distruggono le SIM card così da non essere localizzate. Grazie ad una nuova SIM, Amina e Joseph possono comunicare adesso senza problemi. Ed è questo che darà loro la speranza di poter stare assieme e di non arrendersi. Non saranno gli unici però, perché anche Yasser non si sarebbe arreso, continuando a cercare la moglie e le figlie fuggiasche. È a quel punto che mamma Patricia commetterà il più grosso errore della sua vita. La donna chiama Yasser, che da quel momento comincia a pregarla di tornare a casa, fingendosi pentito. Dopotutto, quella è la loro casa. E il loro posto era lì con lui. Le barriere di Patricia piano piano calano, lasciando spazio ai sensi di colpa, una reazione spesso tipica di vittime di violenza domestica. Amina si accorge che la determinazione di sua madre si sta indebolendo. Capisce subito che la donna ci sta ripensando ed è terrorizzata all'idea di rivedere quell'uomo. Ma Patricia ormai ha preso la sua decisione e comunica alle ragazze di dover far ritorno in Texas per far visita ai parenti per le festività e che avrebbe voluto portare dei fiori sulla tomba di sua madre per il suo compleanno. Sara, seppur riluttante, accetta, ma Amina è spaventata e sa bene a cosa vanno incontro. Joseph prega Amina di non tornare in Texas, ma Patricia rassicura le sue figlie, promettendo loro di non restare con Yasser. Una Amina rassegnata dice a Joseph che asseconderà la richiesta di sua madre. Solo dopo essere ritornate a Louisville, Amina scopre con orrore di essere stata ingannata. Patricia vuole tornare da Yasser e Sara la segue, ma Amina giura che avrebbe preferito morire piuttosto che far ritorno a casa. Così decide di trasferirsi a casa di un'amica. Yasser chiama Amina, chiedendole almeno di fargli visita. Le dice di stare tranquilla e che sarebbe andato tutto bene. La ragazza accetta e quello si rivelerà essere il suo ultimo giorno di vita. Patricia va a prendere Amina e una volta a casa, Yasser propone alle ragazze di cenare fuori. Patricia si prepara per uscire, ma Yasser le dice che vorrebbe parlare da solo con le ragazze. Yasser carica le sue figlie sul suo taxi e scompare nel buio della sera. Poco dopo, al 911,
gli agenti di polizia ricevono questa chiamata. What's going on, ma'am? È la voce di Sara e la si sente esalare il suo ultimo respiro. La polizia cerca in ogni modo di rintracciare la chiamata, ma dopo poco il telefono del centralino squilla ancora. Un tassista fermo nel parcheggio del Mandalay Hotel a Irving si accorge di due corpi crivellati di colpi e denuncia la macabra scoperta. La polizia arriva sul posto e in un taxi trovano Amina senza vita, seduta sul lato passeggero, con due ferite di arma da fuoco, e Sara nel sedile posteriore, con 9. Dell'assassino, però, non c'è traccia. Grazie all'ultima chiamata fatta da Sara in punto di morte al 911, gli agenti sono riusciti ad identificare l'assassino. Gli ufficiali iniziano a perquisire l'area, così come l'abitazione di Yasser e ogni luogo in cui avrebbe potuto nascondersi. E nel frattempo, la famiglia e gli amici delle ragazze vengono messi al corrente dell'accaduto. La morte di Amina lascia Joseph devastato dal dolore. E il ragazzo per lungo tempo avrà bisogno di assistenza medica per riprendere in mano la sua vita. La famiglia è scioccata. Come ha potuto un padre togliere la vita alle sue stesse figlie? Ma soprattutto, dopo gli abusi e le violenze inflitte a lungo dall'uomo, come ha potuto la loro stessa madre ingannarle per poi trascinarle tra le grinfie del loro stesso aguzzino? La caccia all'uomo è aperta e Yasser Abdel Said diventerà uno dei fuggitivi più ricercati dall'FBI. Vi starete chiedendo quale ruolo abbia avuto il fratello maggiore di Amina e Sara in questa faccenda, Islam Said. Beh, oltre ad aver sempre avuto un trattamento privilegiato e dopo aver assecondato suo padre nella sua totale follia, ha fatto molto di più. Islam Said ha cospirato con suo zio Yassin per ospitare Yasser in un appartamento a Bedford fino al 14 agosto 2017, quando un addetto alla manutenzione ha segnalato l'avvistamento all'FBI. Un agente è stato inviato sul posto per intervistare Islam, ma questi, oltre ad essersi rifiutato di collaborare, ha trasferito suo padre in una casa a Justin, in Texas. 25 agosto 2020, gli agenti dell'FBI individuano Islam Said e suo zio Yassin impegnati a consegnare sacchetti della spesa a qualcuno in quella casa. Il 26 agosto 2020, dopo più di 12 anni dall'omicidio delle sue figlie, Amina di 18 anni e Sara di 17, Yasser Abdel Said, di 63 anni, viene arrestato con l'accusa di duplice omicidio. Ad oggi è in attesa di giudizio e rischia una condanna all'ergastolo o alla pena capitale. Lo stesso giorno, in una cittadina poco distante, sono finiti in manette anche Islam Said e suo zio Yassim per complicità e favoreggiamento. Al momento sono sotto custodia federale e rischiano una pena di 30 anni di reclusione. Yasser era convinto che le sue figlie disonorassero la famiglia, rifiutando di aderire agli standard dell'Islam e della cultura egiziana. E uccidere le sue stesse figlie rappresentava per lui il modo migliore per ritrovare l'onore perduto. Peccato però non ci siano versi nel Corano e nessun detto del profeta Maometto che autorizzino tali crimini. Al contrario, la Sharia proibisce fortemente l'uccisione di qualsiasi persona senza motivi legittimi. E anche se l'Islam impone la pena capitale per certi crimini, nessuna persona può agire come giudice ed esecutore, eccetto il giudice stesso. Per ignoranza o per una convinzione viziata su cosa sia etico o no, un altro uomo, l'ennesimo assassino legato ai crimini d'onore, ha portato via la vita a due giovani donne che volevano solo essere libere di scegliere come vivere e chi sposare, sacrosanto diritto di ogni essere umano.
La piccola Sara non potrà più studiare per diventare un medico e non potrà più rivedere il suo Eric. Amina ha lottato duramente per realizzare il suo sogno d'amore ed è stata disposta a morire pur di proteggere il suo Joseph. E Ruth, madre di Joseph, gliene sarà grata per sempre. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Io vi aspetto qui per il prossimo video. Ciao, alla prossima!